Era degli Esposti è una donna di forte emotività che è capace di comunicare queste emotività in due modi. Uno è quello proprio amichevole con le persone, ha una grande capacità di comunicare con le persone, e due è quello attraverso la sua professione. Lei prende quello che le si comunica un po' in profondità, naturalmente respinge le cose che sono invece superficiali. Non dimentichiamo, poi è una donna anche di una grande cultura. L'avevo conosciuta attraverso Dacia, credo, Moravia, Pasolini, in alcune occasioni. Per me è una donna anche molto affascinante perché per come racconta. Lei avverte se tu le vuoi bene o no. Ecco, lei lo avverte. Tu non lo devi dire. Da un piccolo gesto, dal modo come tu ti rivolgi a lei, lei avverte subito se tu le vuoi bene o meno. E se lei avverte che tu le vuoi bene, tu l'hai conquistata per sempre. Una donna molto forte, molto fragile, una ragazza speciale e un'attrice di talento vero, ecco. E poi naturalmente dotata di grande personalità, questo senz'altro. E abbastanza unica. Credo che Piera tiri fuori da tutte le cose che fa un elemento di crescita comunque, avendo fatto già un percorso enorme, lunghissimo, no? E questo credo che derivi dal fatto di avere dentro di sé quel guizzo in più che hanno i grandi attori, le grandi attrici, forse anche i grandi registi. C'è la curiosità di andare a cercare, a esplorare cose che in prima battuta sembrano lontane. Guarda, io penso che Degli Esposti appartenga a quella categoria di attori proprio superiori alla media, e quindi che ti portano dove vogliono, e quindi se decide di farci piangere lo fa. Penso che invece abbia anche un grandissimo senso di humor, abbia proprio dei tempi comici quando l'ho vista in televisione, e quindi può far ridere. È un'attrice che sembra sempre, che un attimo prima di girare sembra svagata, sembra come se non fosse pronta per fare quel personaggio, e invece magicamente quando dice azione è come se si mettesse in moto una macchina parallela a lei che le consente di fare le cose in maniera impeccabile. Insomma, esistono virtuali categorie di attori, la Degli Esposti appartiene alla categoria degli inarrivabili. Buongiorno Pierluigi, buongiorno. Buongiorno direttore, bene, come va? Tutto bene? Annoto? Sei sempre annoto? Sì, sono sempre annoto, va tutto bene, però oggi veramente sono un po'. C'è un po' di paura, insomma. Dopo... Oggi forse hai superato te stesso, devo dire. Stai facendo delle cose molto belle, stai portando degli ospiti straordinari, ma oggi forse stiamo raggiungendo un livello che non so se ce la fai a reggerlo. Io spero che tu possa reggere questo confronto. Perché cosa offriamo oggi ai nostri lettori, in particolare quelli siciliani? L'hanno visto da questi mostri che abbiamo mandato prima, cioè, voglio dire, la Maraini, Bellocchio, Tornatore, Moretti, Lego perché non mi ricordo tutti, Milani, Sorrentino, che fanno l'elogio di un gigante del teatro italiano come la signora che adesso comparirà.
Insomma, noi che ci abbiamo da dire niente. Meno male che c'è Giliberti che ci aiuta, che la conosce molto bene e che farà un po' lui la puntata in realtà. Insieme a Piera degli Esposti farà un po' il suo biografo, perché io insomma, mi sento veramente piccolino. Allora, siccome ai nostri spettatori non gliene frega niente di quello che possiamo dire noi, io metterei subito i nostri ospiti che oggi davvero no. E abbiamo l'architetto Giliberti che ci aiuterà a questa percorrere questa straordinaria esperienza di vita, insomma, veramente la grande signora del teatro italiano che è Piera degli Esposti. Signora, benvenuta, benvenuta davvero, è davvero un enorme onore per questo nostro piccolo gruppo editoriale avere un ospite come lei che veramente ha segnato la storia di questo, del nostro teatro, che insomma è uno dei teatri più prestigiosi del mondo. Grazie architetto Giliberti a lei di essere con noi ad aiutarci a raccontare questa storia che è enorme, per poi arrivare all'ultima chicca che è l'ultima opera della signora degli Esposti. Aldo, a te. Grazie, volevo ringraziarvi. Grazie. Giliberti, che c'entra? Ecco. La signora Piera, tu adesso in questo momento sei a Siracusa, io sono a Noto e Pierluigi a Catania, ma Piera che in questo momento è nella sua casa di Roma, con la Sicilia che ci azzecca? Piera con la Sicilia ha un legame storico e fortissimo, per quello che mi riguarda io mi sono sempre diviso per il lavoro fra Sicilia e Italia, diciamo, e conosco Piera ormai da più di 40 anni, forse qualche anno più, e già dal 78 Piera ci ha fatto questo grande regalo di venire a Siracusa per le rappresentazioni classiche per una Elettra di cui ancora si parla dopo tanto tempo. Quindi è dal 78 che lei è siracusana d'adozione, poi è tornata altre 8 volte, complessivamente è stata 8 volte sul grande palco del Teatro Greco, e è diventata una figura amata, ovviamente molto come dire, particolare nella sua presenza a Siracusa, perché ha sempre portato quel modo di recitare che è unico, fuori da ogni regola. Ma Siracusa è entrata nel suo cuore, e soprattutto Piera è entrata nel cuore dei siracusani, perché è considerata una cittadina onoraria di altissimo spessore, e ogni volta ha speso le sue energie artistiche e umane a Siracusa, ogni volta è avvenuto qualche gioco del destino, per cui le sue presenze non sono state, al di là dell'aspetto artistico, mai banali, mai non importanti. Ha segnato sempre la storia dell'INDA, dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, e la storia di tutti noi che l'abbiamo frequentata in quelle occasioni. Poi io mi onoro di frequentarla anche nella vita normale, oltre a lavorare insieme a lei, ma Siracusa è sempre stato qualcosa in più. Questo perché il grande mito è in qualche modo uno degli aspetti di cui Piera è proprietaria, cioè Piera si nutre del mito, non ha misure piccole nella sua vita, e nella tragedia greca fatta e recitata a Siracusa ha trovato, secondo me, una delle sue dimensioni più alte. Ecco, però Piera, buongiorno, ma buongiorno. Una delle tue dimensioni più alte, perché tu, vabbè, io ho paura quasi a parlarti, ma cioè voglio dire, hai frequentato personaggi, per esempio uno che per me è sempre stato un mito, io ho fatto la mia tesi di laurea su di lui, Pierpaolo Pasolini, non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai visto, ma per me resta una cosa impressionante. Ma davvero Siracusa ha rappresentato qualcosa di importante per te, o lo devi dire perché qui siamo in Sicilia in qualche maniera? No, dunque è verissimo quello che dice Emanuele Giliberti, perché io avrei bisogno di spazio per il mio senso di tragico, e naturalmente la vita quotidiana o la vita, non so, di cinema, di televisione, di cosa, non ha lo spazio che ha il Teatro Greco, e io ho una dimensione tragica che mi va bene con il Teatro Greco, ecco, diciamo così. Allora, sono stata felice sempre quando sono stata là, perché c'era anche il giorno e poi c'era anche la sera. Dunque, questo
questa compagnia degli astri perché si cominciava col sole, ecco, e poi si va avanti, insomma, con l'oscuro, con la luna, questo sentire, vedere le persone così vicine anche alla storia, come fosse una cronaca d'oggi, per dire Giocasta che va con il figlio, ecco, è così, come ancora io che sono sempre stata vicino al delitto, no, al delitto dico per dire all'inquietudine dunque di una situazione che le tragedie greche hanno comportato, io stavo bene là, nel sole, nella luna e nella tragedia, ecco questo. Giliberti, io ci avrei da dire una cosa, ma prima lascio a te. Allora, era a Siracusa cosa ha interpretato? Ha interpretato Elettra, sappiamo che Elettra è una figlia di Agamennone che spingerà il fratello a uccidere il padre, ha interpretato Clitennestra, che è la madre di Elettra che uccide il marito e uccide Cassandra, la concubina di Agamennone, ha interpretato però anche figure come Atossa, la regina dei persiani, che alla sconfitta degli stessi persiani è madre morbida, amorevole e accogliente per il figlio, e soprattutto ha interpretato Atena nelle Eumenidi. Atena nelle Eumenidi è la figura della mitologia a cui è attribuita la creazione del primo tribunale, cioè per la prima volta la tragedia greca prevede la giustizia e non più la legge del taglione, cioè non a uccisione si risponde a uccisione, ma a uccisione si risponde con giudizio. E quando Piera ha interpretato Atena nel 2014 per il centenario del dramma antico, le sue parole che raccontavano attraverso il testo delle stesse Eumenidi la possibilità che il mondo, la civiltà, la civis, la polis, potesse ottenere l'equilibrio della giustizia, erano parole che ci hanno molto aiutato in quel momento, perché venivano addirittura utilizzate dal pubblico per commentare i fatti politici di quegli anni, che non sono stati anni sereni, come ben sappiamo. E si parlava di Costituzione e di tante altre cose, e le parole di Atena erano orientate verso un senso di giustizia. Che anno era? Che anno era più o meno? 2014. Okay. Proprio per il centenario. E l'invito finale di Atena, che Piera recitava in maniera straordinaria in alto su una rocca costruita e immaginata da Arnaldo Pomodoro per questo spettacolo, le parole finali erano appunto l'invito alla città di essere onesta ma rigida, perché senza ordine, dice Atena, non si può ottenere la giustizia. Mi sto perdendo. A un certo punto, mentre preparavamo la trasmissione, Piera, Giliberti mi ha mandato uno spezzone di un tuo, insomma, di una cosa che tu hai fatto al Teatro Greco. Io l'ho guardata e ho detto: ma come recita questa signora? Sono ignorantissimo, Piera, mi devi scusare. Mia moglie ti conosce molto meglio e ha detto che sei sempre stata meravigliosa. All'inizio ho detto: ma come recita questa qui? Alla fine, come sempre, mia moglie dice: quando recita Piera degli Esposti ti prende qui, ti afferra qui e non ti lascia più, che è la stessa cosa che dice Sorrentino nell'intervista che abbiamo visto prima. Tu porti gli spettatori dove vuoi, a ridere, a piangere, a fare qualsiasi cosa, ma lo fai in una maniera totalmente unofficial, cioè nessuno lo fa come lo fai tu. Vorrei che Pierluigi mandasse questo spezzone e che poi tu lo commentassi, perché è veramente speciale. Grazie, mi fa piacere. Pazzesco. Delle molte parole che orora dissi per necessità, non mi vergogno ora di dire il contrario.
a questo scontro da molto tempo. Io pensavo, la vittoria, la compiuta vittoria, venne. Ritardò, ma venne. E ora qui sono, dove ho colpito. Qui sto, dove ho compiuto il debito mio. Sì, questo ho fatto. E anche il modo, ti voglio dire, perché costui non sfuggisse al suo destino, perché scampo non avesse in una rete senza uscita, come in una rete da pesci, io lo avvolgo, a quale fastoso mantello di morte, due volte lo colpisco, due volte egli grida e lascia cadere giù le sue membra, e su lui caduto un terzo colpo aggiungo per dono votivo a Zeus, salvatore dei morti. E così morendo egli rotta fuori la sua anima, irrompe dalla ferita un getto violento di nero sangue che mi percuote, mi sembra uno spruzzo di rugiada, e io ne gioisco come di una gioiosa pioggia, un campo di grano nei calici aperti delle spighe in fiore. E non ci sono parole, non c'è niente da dire, è pazzesco, cioè, perché è teatro, è musica, è cinema, No, ma poi quello che diceva la signora, come riempie proprio tutto lo spazio, non esiste nulla, se non noi, incredibile, davvero. Beh, insomma, aspetta, è diventato l'architetto, così lo mettiamo su. Sì, grazie, blackout. Ne abbiamo approfittato per dare uno sguardo ad una registrazione dell'Agamennone, quindi ci siamo alla faccia sua che se n'è andato, ci siamo goduti questo momento di Vi ringrazio, sono stata molto contenta di vedermi, perché io potrei rispondere di qualsiasi battuta che dico davanti a un tribunale. Io tutto quello che faccio adesso, che ho visto, lo rifarei così, perché tutto è terribile e terribilmente, diciamo così, nuovo per il teatro. Per questo io sono stata anche molto, come dire, molto, molto non voluta, ecco, e perché sono stata, come diceva Edoardo, forse il verbo nuovo, ma vedendomi capisco come sia difficile poi accettarmi, ma in verità uno viene coinvolto, credo, dalla forza della verità che emana il personaggio. Grazie. È fantastico, è vero, è vero. Ha detto molto importante quello che ha detto adesso la signora degli esposti, no? Cioè una grandissima interprete oggettivamente, cioè c'è poco da dire, che però dice non è stata evidentemente, come dire, ben accolta dal mainstream, dallo star system italiano. Perché? Allora, a me piace, in questo caso piace raccontare un aneddoto, forse Piera lo ricorda, forse no, ma è molto importante e significativo proprio alla luce di quelle parole che abbiamo sentito. Quando Piera è venuta a Siracusa nel 78 a fare Elettra, nelle coefore c'è una scena in cui Elettra riconosce il fratello Oreste attraverso una ciocca di capelli tagliati che trova deposta sulla tomba del padre Agamennone. E il regista delle coefore, che era il bravissimo Di Martino, peraltro un regista di grande tradizione, aveva chiesto e ottenuto insieme alla direzione del dramma antico che i due fratelli fossero impersonati da due interpreti che allora erano, come dire, l'avanguardia: da un lato Piera, che faceva Elettra, e dall'altro Pino Micol, che interpretava Oreste. La scena del riconoscimento, da che esiste il teatro, la ripresa del teatro classico all'aperto, viene sempre fatta in questo modo: Elettra trova la ciocca di capelli, si gira attorno, vede una figura e sente che è il fratello Oreste. A quel punto corre verso il fratello Oreste, lo abbraccia
ed è il riconoscimento dei due. De Martino aveva costruito così la scena, che peraltro funzionava, era commovente ed emotivamente molto forte. Però Piera, con la sua serenità, e quello, e torniamo al discorso che lei ha sempre pensato quello che ha fatto, non l'ha mai fatto senza pensare, propose in maniera abbastanza antisistema un'azione del tutto opposta. Cioè dice: io vedo la sciocca, capisco che quello è mio fratello, è talmente forte questa scoperta che io non posso avvicinarmi a lui, quasi scappo perché ho paura che non sia vero. E così la gente, il pubblico, vedeva Elettra capire che il fratello era tornato dall'esilio e dalla fuga, e anziché correre ad abbracciarla, allontanarsi. Questa cosa trascinava due effetti: l'applauso, perché era più forte di un abbraccio, cui allora pre-Covid eravamo tutti abituati, e poi perché dimostrava che ci può essere anche la paura della gioia, che in quel momento, in quella tragedia, sarebbe stata la rivoluzione, ma si può anche avere paura di essere felice. E quindi Elettra scappava, e Di Martino dopo due o tre giorni disse: lasciamo la scena così perché è molto più forte. E quindi perché mai dovrebbe pentirsi? Non veniva accettata perché Piera? Perché lavorava, ora dico una cosa che può suonare, ma insomma lavorava di intelligenza, non lavorava di modo, non aveva maniera, non ha mai avuto maniera. Anche quando è passata alla televisione e al cinema, non ha mai fatto la maniera, ha sempre fatto il personaggio nel senso andando dentro il ruolo e facendolo diventare reale, non realistico, reale, perché il realismo appiattisce. Il nostro cinema, che gli stessi cinematografari spesso chiamano Soggiorno e Tinello, nel senso che è molto privato di emozioni, il nostro cinema ha bisogno di forze ed immaginazione, e Piera non per nulla ha lavorato con Sorrentino, con Tornatore, con quei registi che hanno dell'immaginazione la loro cifra primaria. Quindi la differenza fra l'interprete e l'artista, no? Cioè, una cosa è essere interprete, anche bravo, eccetera, una cosa è essere artista con tutta la genialità, la capacità di innovare, la capacità di raggiungere il pubblico in maniera diversa, no? È una roba. La differenza è tutta lì, ha ragione lei. Ma Piera, tu eri tremenda su sé, tu eri tremenda, era difficile lavorare con te? O no? No, per niente, perché io anzi sono molto paurosa e domando sempre ai registi: ma tu sarai buono con me? Sarai buono? Cioè, perché io purtroppo sono abbastanza così, a volte schiava della paura di non essere accettata, che è stata la prima cosa. E dunque quando vado sul set so che vado con un personaggio che ho studiato a casa prima di arrivare sul set, che insieme sempre questo rumore, così dico, tecnici, fotografi, ecco. Dunque io sto compressa in quello che mi porto da casa, perché è molto forte la mia convinzione di essere così nel vero. Del resto, se non c'ero io convinta, visto che per 10 anni non ho convinto nessuno, non sarei arrivata, ecco, sì. Vabbè, adesso però, dopo il teatro, dopo questo, dopo quell'altro, c'è una cosa, c'è l'ultima opera tua, che è un libro, giusto? Sì. Che è un libro che però io ho capito o non ho capito dalla presentazione, c'è il mistero, e quello che mi ha un po' suggerito Giliberti, c'è anche un mistero, c'è un aspetto della musica rock, di Piera o no? Che cos'è questa del mistero che c'è sempre nelle cose di Piera, e poi questo libro è un libro di mistero? Ce lo spieghi un po', Giliberti, poi facciamo parlare Piera ovviamente. Sì, beh, allora, curiosamente Piera, avendo questo interesse per tutto quello che non è, se fosse geometria, diciamo, per tutto quello che non è piatto, a Piera piacciono gli angoli, piacciono le curve, e in pratica
il senso della sorpresa, no? E la sorpresa non ce l'hai nella quotidianità, la sorpresa è in quello che tu non ti aspetti. Allora, da sempre, Piero ha detto, voglio fare un commissario, perché il commissario indaga, mi piace. Ma in questo libro cosa ha portato? Ha portato il suo immaginario, che è poi cicocchiano, cioè che è guardare da una finestra e vedere quello che avviene in strada e forse scoprire un delitto. Anche nella vita, devo dire, questa curiosità di Piera ha sempre aperto qualche porta che magari banalmente nessuno di noi aveva visto. Lei ha una grande capacità come persona. Parli con Piera del tempo, del fatto che piove, del fatto che c'è il sole, e poi a un certo punto lei ti ferma e ti dice: sì, però tu perché ti stai preoccupando di... e ti dice qualcosa che tu stai pensando. Cioè, ha una capacità introspettiva negli altri che addirittura... si è fermato. Il giallo diventa il suo territorio, ecco. Come indagine sugli altri e come uso dell'intelligenza per arrivare a una scoperta. In questo senso ha molto il senso del mistero e molto il senso della risoluzione delle cose che non sono lineari. È già uscito il libro? Sì, sì, il libro è già uscito. È uscito il 16. Sì. Il 16. Sì, sì. È il primo libro che scrivi? È un esordio assoluto o no? Sì, è un esordio. Cioè, beh, ho scritto con Dacia Maraini Storia di Piera, che era la storia della mia adolescenza con mia madre, così, ecco, da cui poi Marco Ferreri aveva tratto il film. Poi ancora con Dacia Maraini Piera e gli assassini, un secondo libro. Poi questa cosa con Giampaolo Simi è venuta abbastanza improvvisa, perché io da molto tempo, da molti anni, dicevo a tutti che avrei voluto essere un'investigatrice, un commissario, un qui e questo e là. Invece nessuno era inascoltata, ecco. E ultimamente è successo abbastanza in maniera improvvisa che appunto la casa editrice, insieme a questo scrittore che già conoscevo, Giampaolo Simi, già avevo letto così, si sono proposti, ecco, di fare questo giallo con me, insomma, in modo che io è la prima volta che entro come volevo nell'atmosfera noir gialla, con un naturalmente con uno scrittore di noir, invece, che non è la prima volta che lo scrive. Io è la prima volta e ero anche un po' timorosa, e sono contenta di come insomma del consenso che sta avendo, questo sì. Ma ci dobbiamo credere che sei sempre timoroso? Io non è che stavo facendo proprio questo appunto, perché è la seconda volta che generosamente ci esprime la sua fragilità, no? E facciamo un po' fatica, certo, dopo aver visto prima quella performance in Agamennone, vedere la signora degli esposti con questa fragilità. Invece probabilmente è proprio questo il senso della grandezza di una storia artistica così importante, il connubio fra questa fragilità e questa padronanza dell'espressione, no? Sì, io penso che, cioè, sì, io penso di essere, se si può dire, brava attrice, perché faccio sentire l'emozione, io credo, e l'emozione deriva anche dalla paura e dalla come si può dire... È vero, io ho il senso del dolore e questo viene comunicato agli spettatori, perché io lo conosco bene e ne ho paura del dolore, e questo crea una fratellanza o sorellanza tra me e le donne e gli uomini che mi ascoltano, credo. Ecco, dunque, più che brava, diciamo che io ho avuto coraggio, ho il coraggio di essere me stessa, e questo si sente molto. Non so se ho spiegato
Beh, ha spiegato, altro che altro si è spiegato. E a proposito, tornerei un attimo solo alla cronaca. Lei che ha frequentato così tanto il dolore, le tragedie, che le ha espresse, raccontate, questo momento così strano, particolare di questo coronavirus, come lo ha vissuto? Come lo ha superato? Per me è stato, terribile sentire il lutto nel mondo. Perché il lutto nel mondo, noi più che altro abbiamo visto le tragedie dentro i paesi, dentro i grattacieli che cadono, la peste che negli altri secoli fa morire. Non abbiamo visto tutto il mondo legato al lutto. Questa è una cosa che mi ha fatto sentire la casa dove sto, insomma, come un riparo e il privilegio di avere una casa per poter stare, per poter cercare di non ammalarsi. Però naturalmente tutto il mondo ammalato mi ha fatto un effetto e in qualche modo anche compagnia come me lo fanno, non so, le morti di questo ragazzo che ha avuto 8 minuti per stare senza fiato, George Floyd. Ecco, io penso spesso alla tragedia, anche se sono lontane da me. Dunque il coronavirus e questo stato di cose, così vicino, così terribilmente vicino, non solo a tutto il mondo, ma all'Italia, ma non solo all'Italia, ma ovviamente anche alla mia città, alla mia città Bologna, anche a Milano, a tutto dire. Dunque, sono stata in compagnia nel senso che mi sono sentita vicino a loro, ecco, vicino. Questa è una cosa, è una conoscenza del dolore che tutti avranno di più. E questo porta l'emozione, secondo me. Non so se... Vabbè, Gigi Berta, ti faccio una domanda da fesso, per cui... Puoi rispondere, puoi anche non rispondere, di tremoli, vabbè, ma dopo quello che ha detto lei, dopo quello che ti ha detto, è mia la domanda da fare. Sei ancora in tempo. No, la faccio. Vabbè. Ma mi vergogno un po', ma però io sono curioso. Cioè, è la diva, essere diva o essere antidiva, era una parola che si usava una volta, adesso si... Sì. C'è ancora un sé, no, non te lo chiedo a te, Piera, lo chiedo a lui, perché a te mi vergogno a chiederlo, quindi lo chiedo. Scusa, io posso rispondere anch'io subito. Io avrei voluto da piccola essere una diva, perché mi piaceva come essere regina. Invece io non sono una diva, neanche un'antidiva, io sono un'attrice e questo crea una differenza. L'attrice e la diva. La diva è forte di sé, forte della sua presenza, l'autorità della sua presenza, cosa che invece l'attrice, perlomeno per quanto mi riguarda, ha l'autorità del suo dentro, non del suo fuori, mentre la diva è il fuori. L'attrice è il dentro, questo è. Ti ha stangato. Dico, io non lo condivido, nel senso che il concetto che dicevi tu di divismo è più in chi lo riceve che non in chi entra in rapporto con la grandezza dell'artista, no? E quindi è diverso. Cioè, io devo dire che, come tu sai, Aldo, difficilmente ho timore di qualcuno, di qualcosa, e devo dire, provo emozione a vedere nel nostro schermo la signora degli esposti, perché temo,
la forza, la potenza, esatto, dicevo la potenza di questa capacità artistica, e questo per me è il divismo. Però capisco quello che dice la signora, che invece è questa autorevolezza, quest'aurea che sicuramente lei non intende esprimere, ma che al di là della sua volontà si percepisce. Cioè l'artista, signora degli esposti, come dire, esprime un'aurea di potenza. Quando lei dice io mi connetto col lutto, col dolore del mondo, non è un sentimento comune, è un sentimento tipico ovviamente dei grandi artisti, no? E questo fa la differenza, e chi è normale fra virgolette lo percepisce, quindi provoca un rispetto, un ossequio che è giusto che ci sia. Architetto Giliberti, lei che insomma no, frequenta... scusami Manuel, insisto, sì, perché non perché voglio ragione, che non mi interessa molto, però vorrei specificare veramente questo punto di vista. Quello che voi avete notato in me è che c'è di timidezza, di paura, di coso, è una pasta di cui sono fatta, che a volte mi dà maggiore solitudine. Mentre se avessi il senso del mio esterno, come insisto, secondo me, c'ha la diva, l'ho capito che lo fa anche agli altri, ma lo ha anche lei, e questo le dà una forza, una grandissima forza, che io un po' invidio alla diva. Scusi. Scusa Piera, chi è una diva per te, del passato per esempio, se ti dici? Chi potrebbe essere? Del passato, per esempio, incredibilmente era la Sara Bernard, mentre non lo era la Duse. Ecco. Ah. Una differenza tra diciamo, attrice e diva. Pur essendo quella grandissima, la Duse, volendosi provare anche con il cinema, io l'ho interpretata in televisione, e dunque ho visto molte volte, quando giravo a Torino, la scena girata dalla Duse del film Cenere. Ecco, lei aveva una timidezza di fronte alla macchina da presa che quell'altra non conosceva, quell'altra Bernard, voglio dire. Ecco, dive possono essere anche le non attrici. La Chanel, Coco Chanel, era diva. Ma si può essere diva anche, mi spiego, io sono convinta di questo. La Kennedy era diva, dice, cioè, ma perché dopo quello ha sposato Nasi? È una diva. Vabbè, scusate. No, non ti discuto. No, ma ha chiarito perfettamente. Da questo punto di vista lo condivido, sì, esattamente. Esattamente, ci ha dato altri due schiaffi. Detto questo, è andato, vabbè. Anzi, non è andata malissimo, Aldo, pensavo peggio, devo dire. Perché gentile. È servito a approfondire la categoria, a capire, sì, esatto, la categoria. E comunque, Piera, ha due aspetti importanti. È vero, prima hai chiesto se sul set o in teatro è difficile lavorare con Piera. Assolutamente no, perché la sua... come dire, talmente professionale, unito a questo carattere così poco aggressivo, e la sua presenza non è mai un problema sul set. No, e quando c'è qualche problema oggettivo e non soggettivo, Piera trova la maniera di risolverlo senza creare problemi ai suoi compagni di lavoro. Una volta abbiamo fatto un film insieme, c'era una scena in barca con un po' di mare, insomma non era l'ideale. E ovviamente, come sempre il cinema, bisogna ripeterla più volte. Il film era in costume, quindi vestiti ingombranti, mantelli, eccetera, e a un certo punto Piera, che come forse saprete è buddista, ha scelto una strada del tutto anomala, mentre gli altri protestavano e c'è freddo, c'è caldo, ci bagniamo, e Piera stava lì appoggiata all'albero della barca e recitava la sua preghiera con serenità, e quando era il momento del ciak era perfettamente in parte, e per il resto non si sentiva. Cioè, lei, la sua forza è di essere un giunco, cioè il giunco si piega e non si spezza. Di questo è poco consapevole, perché la vita e le esperienze e i successi che ha avuto le avrebbero dovuto
insegnare molto di più sulla sua forza. E questo forse è l'unico dispiacere che tutti noi amici abbiamo, cioè che lei non abbia la consapevolezza della sua grandissima forza. Però cioè, un difetto, uno. Piero, guarda, sembra strano, ma secondo me non ne ha. Cioè, sai qual è il difetto? No, ha un difetto. Che se pensa che tu hai commesso nei suoi confronti una qualcosa di non corretto, hai perso per sempre la sua benevolenza. E questo non è bene, perché non si può perdere. Chi ha la fiera nella propria vita la deve avere per sempre. Quindi questo è un pericoloso difetto, non essere non perdona con facilità, ecco. Va bene. E come Pigi, anche Pigi ha fatto così. Sì. Ne abbiamo testimonianza ieri. Sì. Però dire, forse non ha consapevolezza. Non è tanto vero. Io penso che, anzi, sono abbastanza invece scordarella, così. Io penso invece che ho un difetto molto... che è quello di non avere la decisione veloce e di amare abbastanza il tempo lento, l'ozio. Questo è un difetto da cui mi devo guardare, perché non ci sono sette vite come i gatti. Purtroppo il difetto è di essere... pigra, di amare il ballo lento, ecco. Scusa Piero, hai fatto cinema, hai fatto teatro, scrivi libri, hai lavorato con tutti i più grandi registi che conosciamo, dove sarebbe la pigrizia? Non ho capito, cosa devi fare? Sarebbe che mica, cioè non è dipeso da me, mi hanno chiamato, così sono andata, però io di mio c'è una tendenza a essere, è anche vero che ho vicino delle persone molto, sì, molto, come dire, molto, come direbbe Ferreri, api operose, come direbbe, molto, e allora questo è chiaro che vicino a loro mi sento così qui. Però non voglio, il fatto di amare il tempo lento, lo so, perché andrei lenta anche in macchina, andrei lenta come vorrei le carrozze, forse è un amore al dietro, ecco. A me piace molto il passato, so che dicono che appunto bisogna guardare il futuro, meglio di no nel mio caso, meglio guardare il passato. Va bene. Aldo, insomma, abbiamo avuto veramente questa occasione straordinaria. Ha ragione, me ne rendo conto, l'architetto Giliberti. Siamo di fronte a una grandissima artista che probabilmente non ha consapevolezza della sua potenza, si aggrappa sempre a questa sua fragilità. È una figura di una dolcezza, di una disponibilità straordinaria. E sono d'accordo, non è neanche un'antidiva, proprio è davvero un artista nel senso più alto del termine. Io sono veramente molto molto grato, Aldo, a te, a Nicola Conticello che ci ha consentito, a Nicola che ci ha aiutato, un conto straordinario che rimarrà secondo me davvero nel palmarès dei nostri talk come uno dei più significativi e importanti. Abbiamo, penso, dato occasione ai nostri spettatori, soprattutto spero a quelli più giovani, di vedere davvero cos'è una grande artista che davvero va. Ricordare che ho avuto comunque in Giampaolo Simi un maestro che mi ha portato nel genere giallo che tanto volevo, giallo o noir, tenendomi per mano cercando il mio tempo lento, non il tempo alluvionale che ho a volte posso avere. Dunque voglio ricordare che è stata un'impresa per me che non avrei potuto mai fare da sola, e che è importante che siamo stati in due e lui abbia capito, ecco, come si doveva camminare con me e io ho capito come camminare con lui, ecco.
Quanto tempo ci hai messo? Pigi, ce la fai rivedere la copertina? Quanto tempo ci hai messo? Quanto tempo ci avete messo? Veramente non mi ricordo, mi sembra 4 mesi, non so, mi sembra, perché nel frattempo sono stata un po' fragile, un po' malata, e allora abbiamo dovuto interrompere, però ecco, ha avuto un grande, una grande importanza l'essere insieme, sentirsi, capirsi, capire anche le mie immagini e il suo scrivere, e mettere insieme questo e quello. E non era, noi non abitavamo, non abitiamo, uno a Roma e uno a, io a Roma e lui a Viareggio, e dunque abbiamo fatto questa cosa per corrispondenza, come in guerra, è stato un libro smart working, lo smart working, vabbè, lasciamo perdere, sì. Scusa, però una curiosità ce l'ho, scusami Pigi, me la rimetti ancora l'immagine, sì, se possibile? Quell'immagine lì è significativa di un luogo o è un'immagine di fantasia? No, è proprio la casa dove ha, la casa, insomma, diciamo, immaginare il luogo dove abito, che è appunto vicino a Piazza Navona, in via Governatore, a Roma, voglio dire, con dietro là in fondo che si vede, come si vede, San Pietro, così, e io che vedo, come intravedo, un uomo, un'ombra, insomma, qualcuno che va dirigendosi a cose malfatte, insomma, ecco, però, e così divento spettatrice, un'attrice che diventa spettatrice all'inizio proprio delle prime pagine, e questo che mi fa piacere è quello che mi dicono, che c'è una volontà di continuare a leggere appena si apre il libro, ecco, questo è buono, questo è importante. Va bene. Quindi dal 16 di giugno nelle migliori librerie, in tutte le librerie, ovviamente, che è online ovviamente, L'estate di Piera, edito da Rizzoli Noir, con Simi, un grande scrittore, è un'altra bella operazione questa, no? L'attrice che diventa spettatrice, che racconta allo scrittore, che traduce in narrativa queste immagini, è una roba, un'altra roba molto bella, una sfida. Non l'ho letto ancora, Aldo, domani me lo regali tu, lo vai a comprare. Ah, benissimo. E io lo regalerò ad Emma, così ci facciamo un giro di e poi ne riparliamo. Io ringrazio l'architetto che ci ha accolto, e la signora degli esposti, grazie per tutto quello che ha fatto per noi e che continuerà a fare. Grazie a tutti, a presto. Grazie. Arrivederci. No. We'll be right back.